la Casa della Carità. Di che cosa si tratta? Perché attorno a questa Casa della Carità, insomma, si sono sviluppati vari pensieri. Che tipo di struttura sarà? A chi è rivolta? E che ruolo ha la C'è diocesi un in questo adagio che percorso? dice che quando Casa della Carità, che può suscitare tantissimi fatui pensieri nelle menti di alcuni sprovveduti, è di fatto un segno che nasce intanto non in ordine all'immigrazione, ma in ordine all'alluvione. Cioè, dopo i finanziamenti che la Caritas italiana. Parliamo dell'alluvione del 2015, dell'estate 2015. I finanziamenti che Caritas italiana e le diocesi amiche hanno offerto alla diocesi di Rossano, che ha messo anche del suo, noi abbiamo portato avanti un percorso di sostegno alle famiglie alluvionate, e lo ha fatto solo la Chiesa italiana, con l'8 per mille, e ci tengo a dirlo perché di questo sono orgoglioso. E attraverso un porta a porta che ha verificato le reali necessità delle persone che siamo riusciti a trovare, a contattare. Bene, questa spesa, questa attenzione è venuta ad essere intorno all'ordine di circa 300.000 euro. Ma attraverso un sopralluogo di Caritas italiana e della Caritas regionale, si era deciso che a conclusione di questa emergenza venisse fuori un segno di carità per la città, a memoria anche di questo evento. Ricordiamo tra l'altro l'alluvione dell'agosto 2015 colpì duramente la Sibaritide, nello specifico i territori soprattutto di Rossano, Corigliano, ma anche Mirto, Crossia e Cassano. Quindi molte persone subirono ingenti danni e un po' tutto il territorio. In Noi abbiamo quell'occasione elargito ci dai fu 3 questa. ai 5.000 euro per alcune necessità riguardanti famiglie e intorno ai 5.000 euro per alcune realtà imprenditoriali che sono state fortemente segnate e che hanno manifestato il bisogno. Bisogno verificato dalla Caritas diocesana. Ora, il problema che veniva ad emergere era che la Caritas diocesana di Rossano ha sede qui, sulla città, sul centro storico. Noi abbiamo qui un centro Caritas guidato da Don Pino Straface, che ha preso il posto di Don Vincenzo Miceli, che egregiamente aveva condotto fino a 2 anni fa l'impegno di Caritas diocesana. E oggi Don Pino Straface, con la sua equipe, e in sinergia chiaramente col vescovo e con le altre componenti della pastorale diocesana, sta portando avanti un percorso di maggiore sensibilizzazione all'interno delle comunità parrocchiali e del territorio per quelle che sono le nostre emergenze Caritas. Le nostre emergenze Caritas sono i nostri poveri, le situazioni di carcerati che escono e che non hanno dove Perché è sbattere la testa, difficile poi esatto. reintegrarsi. La situazione di immigrati stabili che da tempo vivono nella nostra zona, pensiamo a rumeni e altro, soprattutto dall'est Europa, e anche gli immigrati che venendo dall'Africa del Nord hanno trovato in qualche modo una sistemazione oppure sono stagionati. In questo senso c'è da fare un encomio a Monsignor Marcianò, che aveva voluto insieme al clero diocesano la presenza di diversi punti Caritas come mensa per Infatti ne l'emergenza fame. sono state aperte varie. Esatto, ne abbiamo a Corigliano, Rossano, a A Mirto Mirto. e anche a Cariati, gestito più a livello parrocchiale. Ma non dimentichiamo che se la mensa Caritas di Rossano è allo scalo, il centro Caritas di Rossano è qui su, come anche un centro di accoglienza presente presso la chiesa Madonna della Pace, dove noi accogliamo fino a, Sempre nel centro storico. esatto, fino a 10 persone come dormitorio. I poveri dello scalo che non hanno dove andare a sbattere la testa, dove possono andare? Ecco la necessità di un posto che potesse diventare un punto di riferimento. Da dove nasce l'idea della Casa della Carità alla stazione? Dopo la La stazione morte, ferroviaria. ferroviaria, dopo la morte di quel polacco che fu Sì. trovato assiderato nei pressi della ferrovia. Ce lo possiamo dire con l'indifferenza di tutti? Purtroppo sì. Esatto. E allora,
A quel punto, vista la situazione di abbandono della stazione e vista la disponibilità delle ferrovie dello Stato, che anche a Reggio Calabria hanno avviato un progetto di questo tipo con la diocesi, abbiamo voluto fare un percorso che ci ha portato a interloquire con le ferrovie dello Stato ed acquisire un comodato d'uso, non acquisto, un comodato d'uso di due appartamenti presenti presso la stazione Lo Scalo, perché diventassero un, si dice in gergo di Caritas, help point, cioè un punto di aiuto. Cosa verrà fuori in questo punto di aiuto? Sicuramente non è possibile per contratto una casa di accoglienza. Quindi questo centro SPRA, dove la diocesi avrebbe potuto accogliere tantissimi immigrati, non ci sarà. Perché la diocesi ha fatto la scelta di non creare uno SPRA. Noi l'accoglienza la vogliamo fare sulle spalle nostre e rimettendoci di tasca nostra. Non vogliamo avviare percorsi di business con lo Stato, assolutamente. Stiamo invece incentivando l'idea che se l'accoglienza deve essere fatta seriamente, deve essere fatta attraverso il coinvolgimento delle persone, non attraverso la delega di una cooperativa. Questo non vuole essere. Quindi sarà direttamente la diocesi a gestire poi questa struttura? La diocesi gestirà attraverso la Caritas, il servizio civile. Tenete conto che noi quest'anno abbiamo riaperto il servizio civile, anche questa come opportunità di lavoro e servizio educativo al territorio. Ed è il servizio civile che sta già animando il centro di ascolto giù, dove verrà anche un piccolo emporio per i nostri poveri. Verrà anche, se riusciamo a realizzarlo come da progetto, una lavanderia per il cambio biancheria e la possibilità di distribuire anche degli abiti che verranno chiaramente riciclati, puliti, a quelle persone che oggettivamente fanno fatica ad averlo, siano essi nostri poveri, siano essi poveri provenienti da altri paesi del mondo. Accanto, nella palazzina speculare, vogliamo tirare fuori un piccolo consultorio che sia un piede a terra allo Scalo del centro di pastorale alla vita che abbiamo qui su. Questo perché chiunque volesse consultare le persone presenti all'interno del consultorio deve purtroppo fare i voti a San Cristoforo, perché per essere protetta nel viaggio, in quanto non ci sono mezzi frequenti, o deve avere una sua autonomia di movimento, oppure non può venire. E allora, come servizio alla cittadinanza, come servizio al territorio, la presenza di questo consultorio che diventerebbe in alcuni momenti anche un ambulatorio nel quale poter visionare alcuni casi particolari di gente bisognosa e necessitante di uno sguardo medico. Credo che tutto questo non sia disdicevole col territorio, ma sia invece un servizio aggiuntivo. Tenendo conto che quella stazione non sarà più abbandonata, ma sarà una realtà curata e gestita. Tra l'altro i locali della stazione ferroviaria di Rossano, un po' come tutte le stazioni, tranne qualcuna sullo Ionio, ormai sono chiusi in quanto proprio stazione ferroviaria. Tenete conto che tutte le spese di ristrutturazione non sono a carico delle ferrovie dello Stato, ma sono a carico delle diocesi e dei progetti. Incomodato d'uso. Sta portando avanti con Caritas Italiana. Noi siamo incomodato d'uso, questo significa che anche le spese fiscali di gestione del bene sono a carico della diocesi. In questo noi non abbiamo avuto l'aiuto di nessuna istituzione declinata al civile. E questo non vuole essere un rimprovero, non vuole essere neanche una polemica, vuole essere un dire che la Chiesa deve fare questo, perché la Chiesa, dove può, deve esercitare la sua capacità di annunziare la gioia del Vangelo, soprattutto attraverso la testimonianza della carità. Io devo dire veramente con grande soddisfazione la gioia provata nel vedere la luce negli occhi di questi giovani che stanno facendo il servizio civile, che sono stati accuratamente selezionati attraverso una selezione regionale, che sono del nostro territorio e che stanno dando veramente un contributo di grande spessore. Giovani che non dobbiamo deludere con le nostre sterili polemiche, ma che dobbiamo aiutare a trovare segni di speranza nel nostro territorio, nel nostro contesto e tessuto sociale.